that's ours to live. We get to take from life no more than we give. No still unspoken word or gentle laughter left unheard. A moment's delay, the chance slips away. Day by day by day, until the end. The minutes you may say, the years you must spend. The cruelest thief is time, and loneliness the only crime. So things you know that you never could do, words that you never would say, you must do, and you must say, now before the years start to fade away, day by day. Casey, piacere di vederti. Come è andato il viaggio? Perfetto. Bene. Tu, tutto a posto? Tranquillo, orribilmente tranquillo. Detesto le vacanze. Hai mai fatto caso a quante persone muoiono in vacanza, Harry? Si legge continuamente su tutti i giornali. Si stendono al sole e finisce che muoiono di noia. Beh, torniamo a lavoro, eh? Ah. Soltanto quelle due? Sì. Oh, tieni. Per me? Un regalo? Lo so cosa dici. Oh, che pensiero gentile. Cerca di farle capire che ha perso il portafoglio. C'è qualcuno che conosce il linguaggio dei sordomuti? Attenzione, la Pan American annuncia la partenza del volo 668 per Caracas e Rio de Janeiro. I passeggeri di classe turistica sono pregati di recarsi all'uscita numero 5, imbarco immediato. Ripeto, la Pan American annuncia la partenza del volo 668 per Caracas e Rio de Janeiro. I passeggeri di classe turistica sono pregati di recarsi all'uscita numero 5, imbarco immediato. Vi ricordiamo che è possibile sfumare oltre l'accesso alla zona di sbarco. Grazie.
scusi? Quanto le devo? $5. È in partenza dal marciapiede 5, il treno numero 207, per Tecoma, Pistolivia, Sardegna, Arno, Otto, Serra, Eugene, Glanco, Dazuir, Redding, Nemen, Ocker e San Francisco. Coincidenza a San Francisco con i treni diretti a Venezia. Oh, mi dispiace, mi scusi. Ok. Orologio, prego. Come? Avanti, mi ridia l'orologio, giovanotto. D'accordo. Solo non parli così forte, non vorrà rovinarmi. La rovinerò e come? Se non me lo ridà, mi metto a urlare come una pazza. No, non è questo. No, quello non è. Ecco, è questo. Grazie. Sembra che abbia rotto il fermaglio. Per poco non mi ha rotto il polso. Vede, sono stata ad osservarla tutto il tempo. Lei è un disastro. Insomma, è una vera frana. Già, ma mica è facile, sa? Ah. Mi dispiace del fermaglio, perché non se ne prende un altro? Ecco, scelga quello che vuole. Spariti. Borsa, valigia. Tutto quanto. Beh, è un sacco più facile di come stavo facendo io poco fa. È colpa sua. Colpa mia? Ma come sarebbe colpa mia? Le ho detto io di lasciarli là sopra. Perché non ha tenuto d'occhio le sue cose? Tener d'occhio le mie cose, dice, eh? Dopo che mi ha derubato, ha una bella piano, faccia tosta. Così ci arresteranno, parli piano. Ma che arresteranno lei? Io non ho fatto niente, salvo farmi rubare tutto, parlare, eh? Piano, per favore. Parli piano. Ho addosso questi orologi che sono... Ma chi ti ha messo in testa che potevi fare il borsaiolo? Uno che ho conosciuto in galera. Io c'ero per vagabondaggio, ma lui era un professionista. Ah, l'ho visto. Ti ha insegnato bene. Vabbè, ho appena cominciato, ci vuole molta pratica. Se fossi in te continuerei a studiare, magari a una scuola serale. Cosa farai quando arrivi a Chicago? Non ci vado. E come faccio? I miei soldi, il biglietto, era tutto nella mia borsa. Senti qua, io ho $200, sono tuoi, tutti. Dici sul serio? Sì, credo di sì. Cerchi di derubarmi e adesso vuoi darmi $200. Già. Cosa vuoi in cambio? Niente.
Niente. Niente trucchi, niente. Niente, niente trucchi. Ti do la mia parola di aspirante ladro. Ok, sei un tipo strano. Ciao, Casey. Harry, ti presento Francine. Salve, Francine. Salve. Prego. Harry, so che hai fatto un lungo viaggio e, beh, ho pensato che forse, beh, insomma... Sì. Una gran bella ragazza, eh? Deliziosa. Grazie. Casey, dopo giocheremo un po' a carte, non te ne andare. D'accordo. In fondo sei un caro ragazzo, lo sai. Grazie, Pup. Anche tu sei meglio a conoscerti. Gesù, immagino che questo sia un complimento secondo te. A dirti una cosa. Non ho fatto l'amore con te per i soldi, ma perché mi piaci. Quali soldi? Allora sei anche figlio di puttana. Hai detto che avevi $200. Ah, volevo dirti che potevo alzarli. Guarda qui. Non ci sono due bigliettoni? Ah, capisco. Certo che ci sono. Ehi, non voglio mica fregarti. Ho detto forse qualcosa del genere. Comunque non mi importa niente dei soldi. Con te non ci si capisce un accidente. Sì, no, sì, no. Beh, su una cosa puoi stare sicura. Ti metterò su quel maledetto treno per Chicago con $200. Col cavolo, amici miei. E invece sì. Senti, non devi occuparti di me, non hai nessuna responsabilità. Sono responsabile verso di te finché non sali su quel treno per Chicago, dopodiché è affare tuo. Il fatto che mi hai rubato l'orologio non ti dà il diritto di dirmi che cosa devo fare. Già, che sbaglio ho fatto ad avvicinarti alla stazione. Magari non lo avessi fatto. A chi lo dici? E non ricominciare con quella storia della valigia e della borsa. Non è colpa mia, non ti ho detto io di lasciarle là. Ah, beh, se la colpa non è tua, vorrei proprio sapere di chi è. È tua? Col cavolo che lo è. E come se lo è?
solo 200, sono sicuro che me ne darà almeno 150. Ma lui dov'è? È qua in giro. Ah. Sei sposata? Non lo sono più. Lo ero quando avevo 16 anni. Con un disoccupato. La sua unica occupazione era guardare la televisione. Calma, calma. Un po' di pazienza. Ok? Dai, sali. Ehi, un altro po' mi fai sbattere con quel fischio. Dovevo fermarti, no? Ho roba fantastica per te. Che caldo qui dentro. Allora che c'hai? Caccole. Che significa? Caccole, questa roba che mi porta. Significa che il tuo amichetto è un gianfrullo. Non offendere, amico. Ehi, guarda questi. $2. $2 per il mio orologio? È rotto il fermaglio. Lo so. Guarda, questa qui è roba seria. Portami roba così, bello. Caccole. $30. 200. 40. Ehi, dobbiamo pur vivere. Ti do $45 e ti aggiungo un'indicazione importante. Di che cosa si tratta? Ti metterò in grado di non dover piazzare più questa merda. $45. Andiamo, fa caldo. Ok. Conosci la Brasserie Pittsburgh in Pioneer Square? No. Beh, trovala. Là c'è un tale di nome Casey. Vuole reclutare una ganga di giocolieri di primissimo ordine. Giocolieri? Borseggiatori. Ora toglietevi dai piedi, capito? Non ho altro tempo da perdere con voi. Ehi, molla tu! Attento. Fermaglio rotto. L'hai detto prima, $2. All'ingrosso, non al dettaglio. Brasserie Pittsburgh, 602 First Avenue. Non è lontano da qui, credo. Magari ci potessi entrare in una ganga così. Diventare un carro. Ma che hai da essere tanto eccitato, si può sapere? Una vera banda lavora insieme, un lavoro di squadra, altro che i colpi da pezzenti come alla stazione. C'è lo specchietto che distrae il mico, arriva il Carlo, fa il colpo e passa all'altro. Insomma, è fantastico, Non lo so. Lo vuoi capire? Senti, perché non ti tieni i soldi che hai avuto e... Con questi ci arrivi a Chicago, perlomeno. Ok? Ok. E stammi bene, eh? No. Sei un bambino. E da solo moriresti di fame. Ci siamo. Una cosa, lascia che parli io, d'accordo? Ah, ci puoi contare. Mi chiamo Ray Ulian, questa è Sandy Coletto. Ho sentito che cercherebbe... Sedetevi, prego. Dica un po', chi conosce in questa città?
Meglio ancora, chi conosce lei? Penso nessuno. Ho lavorato a Omaha, in città e dintorni. Avrà la fedina sporca, senza dubbio. No. No? Sì. Per cosa? Non roba da niente, vagabondaggio. Anni fa ne lo ha io. Non lo fila nessuno, veramente. Insomma, non importa a nessuno se è vivo o morto. E non è qui perché è uno tanto bravo, o un dritto, o un esperto. È qui perché siamo col culo per terra. Beh, non avrà una vita facile. Lavorerà con un vero professionista. Però non dovrà discutere i suoi ordini. Le interessa ancora la cosa? No, certo. Scusatemi, devo fare una telefonata. Credi ancora che sia un bambino? No. Comincia a crescere, a quanto pare. Questo è Ray e questa è Sandy. Entrate. Lo so di aver toppato nell'ascensore là, ma non sono abituato a lavorare. È troppo grosso, maldestro. Sono due novellini, Harry. Ho pensato che forse la ragazza... Già, la ragazza, forse. Forse? Che cosa forse? Una nonna. Ha quello che serve. E con un po' di lavoro può diventare un'ottima nonna. Cosa? Allora cercate solo delle nonne. A che serviva indicarmi il suo portafoglio? Per vedere se avevi fegato. Già, ma io ho una certa esperienza. Non vado in cerca di esperienza, ma soltanto di none. Di un po', tu sei una ladra? Ah, sì, certo, mi ha sempre aiutato a... No, non sono una ladra e non ho nessuna esperienza. Non so nemmeno di che diavolo state parlando. Che cos'è una nonna? Una che deve sbattere contro i passanti distrattamente, favorendo l'intervento del Carlo, cioè Harry. Dovrei sbattere contro i passanti? Per guadagnarmi da vivere. Accetti. Ray e io siamo insieme. Vorrei tanto saperlo anch'io. Non permetto la droga. Erba, pillole, niente. Quanto a bere, solo un po'. Niente violenza, prostituzione o gioco d'azzardo, salvo dove dico io, oppure dove il gioco è legale. Dobbiamo andare tutti i giorni in chiesa? Ho delle regole.
Un sacco di regole. Si viaggia in prima classe. Gli alberghi migliori, i vestiti migliori, i cibi migliori. Tutto di primissimo ordine. Casey è il cassiere, si consegna tutto quanto a lui, senza eccezione. Soldi, carte d'identità, carte di credito, documenti, tutto è lui che pensa a piazzare la roba. Ehi, si può comprare tanto in un giorno con una sola carta di credito. Sì. Se la carta di credito ha la tua faccia e la tua firma. Giusto. A voi va il 20% del malloppo. Ciascuno? Insieme. Io pago tutte le spese, comprese quelle giudiziarie. Avvocati, cauzione, tutte le spese. Ma se vi beccano, chiuso. Intesi? Alzati per piacere. Molto bene, direi, eh? Se sai come servirtene. Lo so che vado bene con questo. Fai meglio a renderti conto che mestiere devi fare, mia cara. Che mestiere crede che dovrò fare? Ah, e i soldi a che servono? A comprarti un bel vestito. Che sia bello corto. E scarpe con tacchi alti. Tu comprati una giacca e una cravatta. E tagliati un po' i capelli. Non sono mica tanto lunghi. Lo sono per un ladro. Ok? Voglio vedervi qui domani a mezzogiorno. Mi venisse un accidente. Fare, Harry. Troverò qualcun altro. No, no, questi potrebbero funzionare. Non mi piace. Ho la sensazione che ci darà dei guai. Ah, allora attenzioneremo. Parlavo di lei. Questa è una culattina. Fisarmonica. Lasagna. Culatte destra, sinistra. Boccacci sinistro e destro. Il pozzo è dove faremo la maggior parte dei prelievi. È qui che sono i soldi grossi. Ora, per quanto uno sia bravo, qualsiasi scemo può sentirsi sfilare il portastanghe per la legge di gravità. A meno che la sua attenzione non sia distratta. Se avverte qualche altra cosa, se guarda da un'altra parte, se soltanto pensa ad altro. Questo è compito vostro. I dilettanti come voi corrono lo stesso rischio. Per un botto da $2, come per uno da 200. Quindi, noi riduciamo le percentuali. Questo è il mio compito. Io guido. Individuo un buon micco. Mi assicuro che abbia qualcosa che valga la pena. Io so dove lo mette, così voi e anche Harry. Il resto è molto facile. Io non forzo le casseforti. Colpisco un uomo vivo e vegeto che respira e che può anche darmi un bel pugno in faccia se svaga. Ok? Bene, dobbiamo preoccuparci della legge di gravità. Poi c'è la signora legge e sapete bene chi è. E ora veniamo alla legge di Harry, che è la più importante. E la legge di Harry è che Harry non tiene il filotto. Harry non tiene niente, non tiene mai il bottino. Non per più tempo che ce ne voglia per passarlo ad altri, non più di 10 secondi. È chiaro? Sì. Per questo non mi hanno mai fregato. E voglio che sia sempre così. Ricordatevelo. La prima legge è che Harry non tiene mai niente. Ok? Bene, adesso lavoriamo. Alzati, lei.
Ti mostro l'impettata al micco per il Carlo. Perdere. Quello in secco. Altro arenato, non vale la pena. Ma come lo sai? È il mio mestiere, figliolo, lo so. Male, ma non vale la pena di rompersi il collo. Già. Chi è quello? Squadra Borseggi. Ah, ecco che arriva Mister Bersaglio. Quello lì è il micco. Preparalo. Come? Impettata. Ok. Andiamo. Scusi, spiacente. Sicuro non si è fatta niente? No, sto benone. Funzionerà mai. Credono ancora che sia un maledetto gioco. Sistemiamo quello. Thank you.
è successo? Non lo so, ha toppato. Che cos'è? Che diavolo credi che sia? Te ne stai lontano un chilometro, addormentato più del solito. Hai beccato quel mico oggi? Sei deficiente o cosa? Ti ho detto qual è la legge, no? Harry non tiene niente, neanche per un minuto, neanche per 30 secondi. Tu hai cominciato ad infrangere una regola tassativa. Harry non si era accorto che c'eri riuscito. Pensava proprio di no. Che credevate che facessi là, il palo? Harry, ma se non l'hai neppure toccato? È stato troppo veloce, non poteva crederci. Qui dentro ci saranno $1,000. Appunto. E per tutta la strada me li sono portati appresso. Mi spiace, non credevo che fossi così bravo. La tua fetta. Harry non tiene niente. La scuola è finita. Potremmo ancora annullare la prenotazione sul Titanic. Sapevo che avrebbe toppato, ma non credevo a uno scherzo del genere. Harry, perché non gli dai il ben servito? Lei andrebbe con lui. Forse alla mia età me ne sono dimenticato, ma ne vale la pena. Sì. Questo arriveresti a Chicago. Harry vuole che mi occupi di voi due. Allora è così, eh? Già, è così. Vuole che vi compriate dei vestiti più eleganti. E così io accompagno te a far spese e Harry verrà con te. Non succederà niente. È elegante però. Ah. All'ultima moda. Che mi dici di lei? Non è fantastica? Oh, grazie infinite, Harry. Gli hai detto che è successo? No, no. Andiamo, cosa è successo? Diccelo. No. Non si può dire, non si dice. Anche voi due avete avuto un'avventura oggi. Che è successo? Ah, tutto quello che posso dirti è che non andrò mai più a fare spese con Casey. Meno male che c'ero invece. Il commesso non aveva occhi che per lui. Oh. Cameriere, senta, beviamo un altro drink o... Certo, dobbiamo? Un altro drink. Come preferisci, tu sei il boss. Non fuori orario di lavoro. Ah, non mi avevi mai detto che sapeva sorridere. Ah, ma non sa sorridere, infatti. Vedi, lui è soltanto una specie di grande scimmione e quel suo sorriso
È in realtà una smorfia. Anzi, quando comincia a fare così, è affamato. Beh, in questo caso sarà meglio nutrirlo. Trovo che sia una buona idea. Se non diamo subito a Casey qualcosa di solido, tra un po' cascherà dalla sedia. Lo sai, non si può mica bere troppo dopo una certa età. Ray, voglio dirti una cosa. È il migliore amico che abbia mai avuto. Capisci? Il migliore amico. E questo è importante nel nostro giro. Oh. Beh, volevo dirvi che dovremo stare molto insieme, tutti e quattro, e non è cosa facile. E voi sapete che viaggiando in lungo e in largo, sempre insieme... Però io spero che tra un anno da oggi saremo altrettanto amici di quanto lo siamo qui stasera. Brindiamo a questo. Vediamo di non commuoverci e metterci a piangere, zia Casey. Lo farò se lo voglio, stupida scimmia. La verità è che in definitiva lui rappresenta una rendita, tutto qui. Poi lo pedinammo per, credo fossero un paio d'ore. Oh no, 40 minuti. No, erano più di 40 minuti. Finalmente lo beccammo. L'operazione ci fruttò... 5 bigliettoni. Già. Tutti falsi. Oh. Dal primo all'ultimo. Sandy, vieni a bere una cosa da me. Voglio parlarti. Voglio parlare con lei. Ah, certo, ok. Buonanotte. Buonanotte, Casey. Buonanotte. A domani. Buonanotte. Non sei mica obbligata? Obbligata a far cosa? A venire a bere con me? Lo so. È passata l'ora. Salve, Harry. Accomodati. Salve, ragazzi. Spiacente di interrompere. Parliamo davanti a lei? Tesoro, questi signori sono poliziotti. Volevamo bere una cosa, per voi? Già fatto. Io prendo un po' di brandy. Sei qui in città da molto? No, non molto. Ci hanno detto 3 settimane, forse 4. Sì, mi piace qui. Non importa, è ora d'andare. Se avessi il genere di vita che hai tu, Harry, occasione di muoversi, di andare a vedere altri posti, lo farei. Che sta succedendo? Non ho disturbato nessuno, non ho fatto rumore. 3-4 settimane sono abbastanza, Harry. La gente comincia a credere che tu abiti qui. Esatto. Vattene in un bel posto dove c'è gente piena di soldi. D'accordo, ci penserò. Mi sei simpatico, Harry. Non forzarmi la mano. Quanti anni ha la piccina? 23. Ho una carta d'identità. Beh, almeno con lei vai tranquillo, Harry. Succede molto spesso? Una volta ogni tanto. Credo sia meglio che cominci a fare le valigie. Partiamo domattina presto. Ok. Mi dispiace solo che... Beh, non avresti segnato comunque. Buonanotte. Buonanotte. Forza, Ray, muoviti. Se ne andranno senza di noi. Quello non parte senza di te. È questo che vorrebbe dire.
Non dovevi salire da lui ieri sera. Ma te l'ho detto, non è successo proprio niente. E se non ci vuoi credere, non ti posso dire nient'altro. Lo so che non è successo niente. Non c'era bisogno che ci andassi, ecco tutto. Sei tu che non dovevi lasciarmi andare. Perciò sta zitto. Non devo dirti io quello che devi fare. Appunto, è così. Faccio tutto quello che voglio. Ma anche se lo faccio, non sei costretta a sopportarlo. Grazie, signore. Prego. Secondo me, Harry, è la carta di credito quella che ha affossato l'economia. Appena elimineranno quelle porcheriole di plastica, tutto riprenderà. Casey, le carte di credito non spariranno mai. Ma... casomai spariranno i soldi. Saremo tutti numeri in un gigantesco computer. Eliminare i soldi? Ma questo è assurdo. Succederà presto. Parli da rivoluzionario. È un concetto economico. È un concetto criminale.
stupendo qui. E dove lavoreremo? Qui c'è la grana, eh? Il nostro albergo. La gente di classe abita qui. Hai ragione, qui ci devono essere tanti soldi. Sì, proprio tanti, però dove si vive non si ruba. Lieto di rivederla, signor Darban. Grazie. Vuole una ragazza, signor Darban? Sì. Farne una tragedia adesso. Non mi era mai capitato. Andiamo. Beh, non spesso. Sei stanco, tutto qui. Anch'io ho i nervi a pezzi. Eh sì, forse è quello. È come quando ero ragazzo al ginnasio. L'allenatore di basket ci riuniva negli spogliatoi e ci diceva di non fare l'amore prima di un incontro. Vi indebolisce, diceva. Al ginnasio questo? Sì. Porcellino. Eh già. Aveva ragione. Un professionista vero. Come Harry. Harry è un bastardo. Sì. Ma è un professionista? Un professionista bastardo. I'd like to have seen you when you were in high school. Big basketball star. All the little Indiana cheerleaders hot for you. You jealous? Green with it. And listen, if we make a couple of really big hits and get a steak together, maybe we ought to get married. Yeah, sure. And have six kids and you can go out and steal every day and I'll have dinner ready when you come home. Yeah. I'll make it someday. Mi scusi.
Va bene così? Grazie mille, così va benissimo. Non c'è che. Interesserebbe sapere per caso cosa abbiamo ricavato oggi? Certamente. $4.500. $4.500. Dato che sono il risultato di piccoli botti, come sapete, oggi è decisamente una giornata ben spesa. Congratulazioni, ragazzi. E a noi come squadra. Casey, hai notato che Ray non ha fatto neanche uno sbaglio in tutto il giorno? Ho notato. Mi avete fatto pensare alla prima volta che ho visto un grande giocoliere all'opera, Dita d'Angelo lo chiamavano. Era a Parigi, prima della guerra. Di che guerra parli, Casey? La prima crociata, pezzo di idiota. Le mani di Ray sono appena più grandi. Dita d'Angelo era alto più o meno 1,70 m. Ma nonostante questo, le loro tecniche sono piuttosto simili. Ma lui era un Carlo, io invece sono ancora una nonna. Harry, ragazzo mio. Buonasera, grazie. Scotch on the rocks, per favore. Com'è andata? 4.005. Il botto più grosso è stato di 350, quindi abbiamo raccolto un sacco di contenitori in 8 ore di lavoro. 4.005, trovo che sia un ottimo risultato. Discreto. Oh, Harry, sono magnifici. Però... carini. È un modo per farti i miei complimenti. Bene, propongo un brindisi. A Ray. Non ha mai sbagliato un colpo. A Ray. Anche i suoi tempi erano buoni. Anzi, erano ottimi, Ray. Ah, sei gentile. Grazie. Ehi, senti, Harry, forse domani potresti insegnarmi la forbice. Ma come? Hai finito ora di dire come sono bravo? No. Andiamo, Harry, sei... No. Né domani, né un altro giorno. Ti dispiace abbassarla? Sandy? Ti dispiace abbassarla, mi dà sui nervi. Spenta. Allora che ha detto? Quello che dice sempre, niente, niente di niente. Ha mal di testa. Ti va di andare a un cinema? No. È deprimente così presto. Possiamo fare l'amore? L'abbiamo già fatto.
Beh, sai, ci sono stati dei casi nella storia del mondo in cui è stato fatto più di una volta in 24 ore. Senti, oggi cerchiamo di non litigare. Mi concedi un appuntamento per domani? Non ho voglia di contatti sessuali. Di conoscermi. Cosa? Non hai contatti sessuali con me, mi conosci. Non stai forse leggendo la Bibbia? Non dice così? Credo che chiederò a Harry se posso andare a fare un giro per dare un'occhiata alla situazione. Tu chiederesti a Harry anche il permesso di andare al cesso. Scusami. Forse è solo che comincio ad odiare gli alberghi. Pare Harry ha letto con un'altra di quelle sue emicranie. Già. Vuoi prendere una tazza di tè, un sandwich? No, no, grazie. No? Stavo pensando di uscire un po' a lavorare da solo. Oh, andiamo. Non avrai intenzione di fare la figura dell'imbecille, Ray. Stavi per dire di nuovo. Me la cavavo prima di conoscere lui. Senti, hai fatto molta strada, ragazzo mio. E Harry non te la perdonerebbe. Oh, al diavolo, Harry. Devo imparare prima o poi. Non mi terrà per sempre con sé. Sono qui perché c'è lei e tu lo sai. Comunque non mi va di fare il palo leccaculo di qualcuno ancora per molto. Ma no, non volevo dire questo. Capisci, per te è diverso, Casey. Siete amici. Io so benissimo che cosa vuoi dire. Se è un essere umano buono e simpatico quello che vai cercando, amico mio, Harry non fa il caso tuo. Tu conosci bene il nostro giro. Com'è che lavori per lui? Io non lavoro per lui. Sono il suo partner. Le mie mani non sono più quelle che erano una volta. Come potrei mai lavorare con uno strumento come questo? Io faccio la mia parte e Harry lo sa. Potresti insegnarmi a diventare un Carlo? Già, potrei, ma non lo farò. Harry si incazzerebbe a morte. Ah, al diavolo, Harry. Ah. Tu puoi insegnarmi come farlo bene. Io non avrò un'altra occasione così. In questo hai ragione. Al giorno d'oggi sono pochi quelli che conoscono realmente questa professione. È di questo che parlo, Casey. Tu sei l'unico al mondo che può insegnarmi come farlo bene. Non cambia di una virgola. È questo che mi piace nel mestiere. È un'occupazione stabile in un mondo instabile. Vedi? È questione di carattere, di natura umana. Riconosco una buona vittima, un mico solo dalla faccia. Ma dato che tu probabilmente non credi alla natura umana, non l'hai notato quando lavoro. Ragazzo mio, non si insegna quello che io so, neanche un po'. Ma ti dirò una cosa, però. Se vuoi conoscere il carattere di un uomo, dopo la faccia guardagli le tasche. Io riconosco perfino lo stato di salute solo osservando le tasche. Ora, c'è una scienza che non molti hanno studiato, la lubrificazione. Un uomo grasso ha sempre le tasche più untuose. E non è soltanto il poveraccio che ha le tasche sporche. Ho infilato le mani in tasche molto eleganti e raffinate ai miei tempi. E le ho tirate fuori. Buah, uno schifo. Non sai mai che cosa puoi trovare in una tasca. Hai molto da imparare, ragazzo mio. Se vuoi lavorare sulla persona giusta, devi frequentare solo i migliori ambienti. E non puoi farlo se non hai prima imparato la forbice. I'm willing as all hell. Oh, sure. Not enough. There's no sense of craft anymore today. Harry apprenticed for years. He was turned out by John Orlando, one of the finest. John started in the old country.
Even worked the boat that brought him here, so they say. Nowadays, the youngsters haven't got it, or patience, no discipline. They don't want to spend the time to learn, so they rip and they run and they hit some poor old lady over the head and grab her purse. That really pisses me off. Spoils it for the rest of us. It shouldn't be allowed. One has got to have good training. There are rules. One has got to have discipline. Without it, you fall into all sorts of bad habits. But this is different, you understand. My age, it's, it's good for you. Good for the digestion. Good for the blood pressure. How come Harry never gets on you about that? My little weakness is cocaine. Harry's is me. Prova di nuovo. Ehi, non è da queste parti che è nato Black Bart, il famoso pirata? Sì. È buffo. Probabilmente noi rubiamo molto più di lui, ma nessuno ci conosce. Santo cielo, speriamo di no. Scusi lei.
Sei stata bravissima. Il totale è 6,50. Bene, smettiamo qui. Perché? Non voglio essere scoperta. Non ho sbagliato una mossa in tutto il giorno. No, pensavo a Harry. Ah, al diavolo, Harry. Mm? Casey. Guarda l'orologio di lei. Come l'ha avuto? Evidentemente l'ha rubato. No, non con quel tipo di fermaglio. Forse ha fatto un buon investimento. Credo che ci nasconda qualcosa. Oh, sono certo che non lo farebbe mai. No? Assolutamente. No. Cosa stai facendo? Cos'è questa roba? Cosa credi che sia? Amici miei. Sono Mickey. Fotografie di Mickey e documenti personali trovati nei portafogli. Sì. Voglio studiarli. Voglio sapere di più sulle persone che derubo. Stupido. Ti rendi conto che queste sono tutte delle prove? Ci avevo pensato, sì. E anche colpa di Tu non ti impicciare. Da quanto tempo trattieni i soldi dai colpi? Non ho mai trattenuto niente. Hai un orologio che vale 4.000 dollari al polso. Come fa un brocco come te a permetterselo se non frega gli altri? L'ho comprato con i soldi miei. Ho lavorato per conto mio. Ah, sì? Ah. Beh, lascia che ti dica una cosa, non esiste il per conto tuo. Tu lavori per me, obbedisci alle regole e consegni tutto non a Casey. Non ricominciare con quella cazzata delle regole. Tu lasci che Casey vada in giro con la droga, quello è un reato federale. Come rientra nelle tue regole? Ok, se tu non vuoi operare a modo mio, non sei obbligato. Va giù da Casey, ti pagherà il dovuto. D'accordo, ci vado. Sandy viene con me. Aspetta un momento. È meglio che tu lo chieda a lei. Sì, penso che qualcuno dovrebbe chiedere qualcosa a me. Che significa? Perché dovrebbe voler contare su di un inetto come te? Tu chiudi il becco! Ray, no! Prova a toccarmi e ti uccido. Ok. Resta pure coi vecchi. Ray! Ray! Ti senti più importante adesso? Beh, era inevitabile. Non c'è tagliato. Non dicevo questo. Volevo dire usare me contro lui. Oh, sei stata tu. Di che parli? Hai sempre fatto il doppio gioco. Avresti potuto scoraggiarmi quando ti pareva. D'accordo. Vado a raggiungerlo. Cercherò di farlo riflettere. E se non vuole, io vado con lui. Ho sentito la litigata dal fondo del corridoio. Già. Ti ha detto che io gli ho dato lezioni? No, non c'era bisogno. Ma non te l'ha detto. Io penso che Ray sia molto meglio di quanto tu creda, Harry. Eh? È giovane. Già, sono tutte e due giovani. E a me piacciono tutte e due. Sì, questo lo so. Ma guarda che...
Ciao. Ciao. Non resteremo con Harry per sempre, sai. Soltanto fino a quando non saremo in grado di potercela cavare da soli. Sì, ma non mi va di sopportare le sue cazzate. Non ne vale la pena. Ray, torna, ti prego. Ho paura. Ho venduto l'orologio. Sedetevi. Ero distratto. Tutto bene? Sì, sì. È sicuro? Non ti è sporcato? Tutto bene, benissimo. Aspetti. Sicurissimo. Quanti soldi c'erano dentro? Le carte di credito. Non mi importa dei soldi, sono le carte di credito, capisci? La patente, tutto quanto. Ehi, un momento, lei. Mi faccia vedere che cos'ha. Questo è il mio portafoglio. Lei ha il mio portafoglio. Ma guardi, ci sono i miei documenti, la carta di credito, c'è tutto. Anche le mie fotografie, mi riconosce, la vede qua. Questa sono io, questa è mia moglie, questi bambini. Guardi, le faccio vedere. Questa è la mia carta di credito con i miei dati, guardi. C'è anche indicato il gruppo sanguigno. Ma no, è il mio portafoglio, guardi qua, le faccio vedere tutto, guardi. Ce l'aveva in tasca il signore, è il mio portafoglio. Sì, il mio portafoglio, ce l'aveva in tasca il signore. Non si preoccupi, signore. No, non mi preoccupo, io rivolgo il mio portafoglio. Io non ho proprio idea di come sia successo. Il portafoglio era di Camuscio, non è scivolato bene nella tasca, ma doveva controllare. Non ho voglia di parlarne. Senti, Casey era completamente cotto oggi, doveva fare più attenzione. Tu fai sempre un mucchio di sbagli, Ray. Allora perché mi sei venuta a richiamare? Vorrei tanto non averlo fatto. Ok. Allora è così. Dove stai andando? Fatti gli affari tuoi. Questa volta non credere che ti venga a cercare. Non disturbarti. Ritorno da me.
Accomodati, sono al telefono. Pronto, Jerry? Non ho così tanto adesso. Mi ci vorrà qualche giorno per rimediarli. Sì. Non tentare una difesa per scarsa capacità mentale, non funzionerà. Lo metterebbe in imbarazzo e nient'altro. Lo so che puoi fare molto poco, ma qualsiasi cosa vuole gliela dai, d'accordo? Sì, ok. Ti chiamerò quando avrò i soldi, un paio di giorni. Ok, Jerry, ciao. In tribunale vorrà essere elegante come al solito, immagino. Riesci a tirarlo fuori? Gli hanno trovato addosso della cocaina. Dio mio. Prima o poi doveva cadere, penso. E così le spese saranno alte. Tieni più a lui che ai soldi. Già, visto che era l'unica famiglia che avevo. Abbiamo viaggiato a lungo insieme. Ce ne andiamo via e lo lasciamo. Sì. Esatto. E aveva soltanto me. Mi dispiace. Mi dispiace tanto, tanto. Sandy? Vuoi una sigaretta? Cosa? Sigaretta. Sì. Che cosa credi che succederà ora? Penso che potremmo andare a Phoenix o a Denver. Un posto del genere. Non è meglio New York? Hai mai fatto New York? Ci sono troppi dilettanti. E poi rischi che ti accoppino. Dove sei nato? Dove sei cresciuto? Lo sai, io penso che tu sia la pecora nera di una famiglia molto ricca e nobile. Beh, le tue maniere, il tuo stile e il resto. Invece ero morto di fame. Un pezzente bianco. Ho studiato i ricchi.
Davvero? Sandy? Sandy? Ci tieni? Sì, certo. Sandy mi dice che sei a corto di soldi per Casey. Sì, esatto. Allora? Lavoro con te ancora una volta, poi ho finito. D'accordo, Ray. A proposito di Casey, non preoccuparti, è tutta colpa mia. Vuoi guidare? Grazie. Qui la posta è grossa, ma lo sono anche i rischi. Faremo attenzione. Lei farà da nonna, Ray. Io dirigo, faccio il colpo e passo la merce a te. Bene. Tu svuoti i malloppi e conti il ricavato dopo ogni volta. Dobbiamo lavorare in fretta e andarcene al più presto. Buon pomeriggio, signore e signori, e benvenuti al concorso ippico nazionale Intermountain. Sfilano ora dietro la bandiera alcuni dei campioni che concorreranno qui davanti a voi questo pomeriggio. Qualche domanda? Bene. Dato che la situazione è meno pesante di quella che si crea ai concerti rock, oggi lavoreremo senza l'aiuto del personale in uniforme. Il tipo di gente che va ai concorsi ippici in genere non rappresenta un problema, ma c'è la possibilità di avere una banda di borseggiatori al lavoro nella zona. C'è un telex della direzione di polizia che dice che una guida di Harry Darban è stata arrestata ieri in città. Quindi, tenete gli occhi aperti per questo tizio. È schedato? No, nessun arresto. Chi gli fa da palo? Non lo sappiamo. Occhio a chi Darban passa il malloppo e fermatelo. Potremmo addirittura cercare di beccarlo in flagrante. Buona fortuna. Accompagnate con il vostro applauso questi American Saddlebred da parata nelle loro tipiche andature. Al passo, prego. Tutti al passo riunito, per favore. Ecco la prima delle andature d'addestramento. Passo riunito molto steppato. Riunire i cavalli, prego. Ed ora sulla pista. Ecco che vanno veloci. Lasciateli, prego. Al passo, prego. Cavalli al passo. Ed ora galoppo riunito, per favore. Può mandare quel cavallo al galoppo, per favore? Tutti al galoppo riunito. Ed ora al passo, per favore. Mezza volta, prego. Ed ora un trotto allungato, per favore. Tutti al trotto allungato, prego. Non sono splendidi, signore e signori, tutti questi Saddlebred al trotto allungato? Ed ora, signore e signori, mentre i giudici compilano le loro schede con i punteggi della prova di addestramento della classe American Saddlebred, il campo viene preparato per la gara di salto ostacoli.
questa categoria i cavalli vengono classificati in base alle penalità sugli ostacoli. Soltanto gli errori contano in questa specialità. Nessun punteggio per i cavalieri. Splendido percorso retto. Zero penalità per Bungalow B numero 267. Il prossimo cavallo in gara sarà il numero 207, Taylor May, allevato dalla Foxbury Farm di San Redondo, montato dal signor Richard Hilton. Il signor Hilton sta per terminare il percorso. È davanti alla siepe finale. La supera nettamente, signore e signori. A termine la categoria per oggi. Un percorso netto questo per Taylor May del signor Richard Hilton. Molti percorsi eccellenti oggi, signore e signori, in questa prima giornata del concorso ippico di salto ostacoli qui al Horse Show Intermountain. Tra qualche istante saremo in grado di effettuare la premiazione delle categorie di salto ostacoli ad American Saddlebred. Ed ora, signore e signori, ecco la premiazione della categoria salto ostacoli qui al concorso ippico Intermountain. È mio grande onore e privilegio presentarvi la co-presidentessa del concorso ippico di quest'anno di Salt Lake City, signore e signori. Benvenuta, signora Gilmore, all'arena del concorso ippico. E, signora Gilmore e signore e signori, il primo premio, il trofeo e la coccarda azzurra vanno al numero 207, Taylor Maine. Taylor Maine, della Foxbury Farm di San Redondo, già vincitore quest'anno del Grand National al Cow Palace, il Forum International del Southern California Exposition, che vanno ad aggiungersi alla sua vittoria di oggi, montato dal signor Richard Hilton. Un bel applauso, signore e signori, a Taylor Maine e al signor Hilton. Confermato campione Taylor Maine, il secondo premio va al numero 245, Marshall Manor, delle scuderie Portland di Portland, Oregon, vincitore a Vancouver nella British Columbia e in tutta la costa nord-ovest del Pacifico. Marshall Manor, montato qui oggi dalla signora Dolphin. Mi scusi, mi dispiace. Terzo premio a Reggio Santa Fe, California, detentore del record di salto in alto in gol al concorso ippico Forum International a Los Angeles, Ken Cole. Ken Cole, una cavalla quarter horse iscritta di proprietà delle Southwestern Farms di Reggio Santa Fe, montata dalla mandola in signora Laila. Un momento, prego. Sono un agente di polizia. Lei è in arresto. Metta giù le mani. Stonehenge era adottato dal signor Charles Taylor. Questa è la prima apparizione di Stonehenge dal 1969, quando vinse l'Open di Salto.